è conosciuta come Monte Oliveto. Silenzio, ascoltate. Il Monte Oliveto fu abitato dalle popolazioni nel tardo periodo del ferro, fino a 25.000 anni fa. Ci sono alcuni resti che lo testimoniano, fra cui un grosso masso coppellato che serviva per i sacrifici, attorno al quale sorgeva un piccolo villaggio. Tutto il lavoro di terrazzamento del territorio è già stato fatto in quel periodo. Il nome Monte Oliveto probabilmente si riferisce anche ad un discorso di coltivazioni molto diverse da quelle che ci sono oggi, di ulivi e di viti, perché all'epoca si coltivava la vita, l'ulivo fino ad una certa altezza, quasi 1000 metri, e la vite si arrivava a superare i 1000 metri. Se voi osservate, avete ai piedi vostri il paese di Ponte e vedete molto bene la confluenza, vedete anche la sua struttura e soprattutto le torri che lo dominano, sulle quali salirete nei prossimi passaggi. Parliamo un attimo di questa chiesa. Questa è una pieve. La prima significativa presenza di una costruzione di epoca cristiana risale probabilmente fra il III e il IV secolo d.C., quando arrivano i veterani dell'esercito romano, che vengono inviati qui a civilizzare questa zona. Di questo periodo non abbiamo però tracce, se non il fatto che si insediano in un territorio di altura e pare che il campanile tondo, che si vede anche dal basso, che poi eventualmente potete andare a vedere, sia proprio quello che resta di una torre di epoca romana. Arriviamo poi ovviamente all'epoca intorno al 1000, quando comincia ad esserci la presenza stabile di una pieve in questa zona. A 70 metri di profondità sotto i nostri piedi scorrono 3 corsi d'acqua che proprio si incontrano in questo punto. All'incirca intorno al 1000 le chiese venivano costruite sempre dove c'era una sorgente di acqua che dava questa energia elettromagnetica, diciamo, a tutta la zona. Qui è successa la stessa cosa. Quello che poteva essere una piccola cella di origine romana diventò un piccolo tempio cristiano e successivamente una pieve. Il fatto che sia una pieve la testimonia anche la presenza di 2 altari frontali, uno per i battezzati e uno per i catecumeni, cioè l'altare dove poi veniva celebrato il battesimo. La struttura attuale di questa chiesa risale alla metà del Settecento, gli ultimi grossi interventi sono della metà del Settecento, ma la chiesa ha, come dico, origini molto antiche e fu pieve di Ponte a partire dal 1300. Parrocchia del nostro paese, il primo parroco di cui si ha notizia, 1308, si chiamava Odone e arrivava dal Basso Canavese. Sotto la chiesa c'è un ossario e ci sono molti cunicoli, alcuni sono aperti, altri invece non si possono vedere perché sono stati murati per sicurezza, ma a testimonianza che venne utilizzata come sepolcreto per centinaia di anni e che qui vennero anche raccolti tutti i resti dei defunti che erano stati sepolti nel cimitero laterale alla chiesa. La costruzione di questa chiesa è, diciamo così, immersa nel nulla, nel senso che non ci sono documenti scritti, ma c'è una bella leggenda che vi racconto brevissimamente. Si dice che i De Doblazio, che erano i signori del luogo, che hanno dato nome anche al luogo da cui siete partiti,
avessero vicino al rio Ladrette, che è un torrentello che scorre a monte, una piccola cappella distrutta dal rio Ladrette in una delle tante piene di questo torrente. Dovettero scegliere un altro luogo per costruire una chiesa. La scelta fu inizialmente il pianoro da cui voi siete partiti, il Pra del Bacio, appena sopra. Ma la leggenda racconta che tutto ciò che veniva costruito di giorno venisse distrutto la notte. Su questa altura vivevano delle persone che avevano delle conoscenze molto particolari, venivano chiamate le sante, quelle che sapevano. Allora la padrona della cappella distrutta è invitata a contattare questa santa per avere informazioni circa la possibilità di costruire la chiesa nel posto più giusto. La santa dà il suo responso e dice che dovevano scegliere una mula bianca, caricarla con tutti gli strumenti dei muratori e lasciarla andare libera. Avrebbero dovuto costruire la chiesa laddove la mula si sarebbe fermata. La mula si fermò su quest'altura e la chiesa venne costruita qui. È una leggenda, ma come tutte le leggende, forse qualche cosa di fondamento c'è, perché in effetti la scelta di questa zona garantiva la struttura di roccia che dava sicurezza alla chiesa, mentre il pianoro dove avrebbero voluto costruirlo era all'epoca invaso facilmente dalle acque e quindi probabilmente le distruzioni notturne erano solo dovute al fatto che il terreno non era particolarmente sicuro. Due altari. Questi... è una particolarità, non ci sono molte chiese che hanno due altari. L'altar maggiore inizialmente era questo, quello era l'altare dei catecumeni, ho chiamato anche l'altare di San Giovanni, perché qui vicino una delle acque che passa sotto la chiesa è della fontana di San Giovanni. E San Giovanni aveva questa... nomea di essere il protettore della zona e quindi aveva un altare dedicato. San Giovanni battezzò il Cristo e quindi l'altare dei catecumeni, dei battesimi, era dedicato a San Giovanni. La fontana di San Giovanni, che esiste ancora oggi, anche se non ci si può più avvicinare, aveva comunque un'acqua particolarmente ricca di sostanze minerali e nello stesso tempo molto leggera, veniva consigliata dai medici, parliamo del 700 e dell'800, come curativa per problemi di calcoli, per problemi di diuresi, per problemi di fegato e compagnia di scorpione. Gli altari oggi sono spostati, l'altar maggiore è diventato l'altare che vedete alla vostra destra, mentre l'altare di sinistra è dedicato alla Madonna Assunta. Sopra l'altar maggiore c'è un dipinto della fine del 400, questo ci dimostra anche che la chiesa almeno in parte era già così, che rappresenta la Madonna della Misericordia, ma i pontesi sono legati a questa chiesa perché è titolata alla Madonna delle Grazie. La statuetta della Madonna delle Grazie, che era risaliva probabilmente al XII secolo, ha dovuto essere portata via di qua perché purtroppo i ladri sono entrati più e più volte, ed era una statuetta in legno alta così, con la Madonna col bambino in braccio. E questo invece è l'altare che oggi è l'altare del Santissimo. Gli altari laterali sono tutti, in passato erano tutti altari di famiglia oppure delle congregazioni. L'altare che vedete da questa parte, che rappresenta San Rocco, piuttosto brutto, ma è del 1630 quella statua, è il marmo di Pont, chiamato così, è una pietra locale, rappresenta la protezione che San Rocco diede a questi territori in epoca di peste, perché la zona di Santa Maria, Faiallo fino a Frassinetto
non ebbe problemi con la peste ed ecco l'altare dedicato a San Rocco. Tenete conto che questa chiesa era la parrocchia non soltanto di Pont, ma di tutto un circondario molto ampio che arrivava fino a Frassinetto. Poi a un certo punto le chiese si sono poi staccate, hanno poi avuto a Frassinetto un vicario, si chiama ancora oggi vicario il parroco di Frassinetto. Di Frassinetto faceva parte anche l'intervento su quella cancellata in ferro, che è un'opera pregevole in quanto non c'è un punto di saldatura, è tutto solo piegato e fermato senza essere per nulla saldato, tant'è che si smonta tutto e si rimonta con estrema facilità. Sempre allo stesso periodo corrisponde anche la posa di questa colonna in pietra, anche questa granito di Pont, tolto da sotto alle torri, andrete a vederle dopo, che sostiene il tetto. Si dice che ci sia stato un intervento da parte di Arduino, e questo lo testimonia anche la scritta che c'è a fianco dell'altare dell'Assunta. In realtà Arduino si limitò durante il suo soggiorno a Sparone, perché obbligato a starci in quanto i principi tedeschi non lo lasciavano scendere, si limitò a donare alla chiesa di Santa Maria, alla parrocchia di Santa Maria, dei territori che andavano da Santa Maria fino a Frassinetto, per chi è pratico e sa dov'è, chiamati ancora oggi i prati della chiesa, perché donati alla chiesa, che dovevano fornire il legname per rifare il tetto, perché il tetto di Santa Maria ogni 2x3 andava bruciato, essendo tutto in legno, accendevano le candele, ovviamente era facile che subisse degli incendi. E quindi per questo motivo Arduino è citato, non ha dato nient'altro che... L'altare che vedete da questa parte è dedicato a Santa Lucia, voluto dalle operaie e dagli operai della filatura di seta che andiamo un po' indietro nel Settecento, c'era Pont prima che si avviasse la lavorazione del cotone. Da questa parte abbiamo invece gli altari dedicati alle confraternite. Questa è la confraternita del Rosario e quella è la confraternita del San Giovanni. Di tanti piccoli interventi, comprese le processioni che erano gestite da queste confraternite. Gli ultimi altari in fondo, abbiamo la Madonna di Loreto, che ha una lunga storia, non ve la sto a raccontare, ma è arrivata fino qui.